Sono stati 5 anni persi, 5 anni di abbandono. Dopo 5 anni non abbiamo visto non solo un potere in più, ma neanche i poteri che già sono inclusi all'interno del regolamento. Priorità di Sala, municipi abbandonati è lo slogan usato dai presidenti dei 5 municipi amministrati dal centrodestra che si sono riuniti in Piazza Scala davanti a Palazzo Marino per denunciare la totale noncuranza della Giunta Sala rispetto ai municipi, organi decentrati dell'amministrazione comunale. Certifichiamo il fallimento della Giunta Sala, del sindaco che aveva come ossessione assolutamente all'inizio mandato quelli che erano le periferie e i municipi e che invece ha trattato i municipi come semplici passacarte, soprattutto quelli di centrodestra che nonostante i pareri richiesti, pareri non vincolanti, non sono mai stati neanche ascoltati, anche solo per delle migliorie rispetto a dei progetti che poi si sono rivelati assolutamente fallimentari. Abbiamo per anni cercato di risolvere i problemi che la Giunta Sala non ha risolto per i cittadini di Milano. Quello che noi chiediamo è di avere i poteri e di avere le risorse per poterlo fare. Purtroppo la riforma dei municipi non è mai stata attuata interamente, i poteri che già sono dati ai municipi non vengono concessi effettivamente nonostante siano inseriti all'interno del regolamento, semplicemente chiediamo di fare la nostra parte perché sicuramente abbiamo dimostrato di averne di più rispetto al Comune di Milano. I cittadini non possono essere ascoltati fingendo solo 3 mesi prima della campagna elettorale, ascoltare i cittadini vuol dire condividere anche nelle scelte strategiche più o meno grandi di sviluppo della città, di progetti da condividere, di linee di sviluppo e dato che i municipi esistono anche per rappresentare questa mediazione tra il centro, tra Palazzo Marino e i territori perché li conosciamo, noi abbiamo sempre detto che il nostro ruolo dovesse essere valorizzato proprio nell'interesse dei cittadini. Il sindaco Sala ha ammesso che dopo 5 anni di amministrazione la sua attenzione verso le periferie è stata un fallimento. Io non posso che sottoscrivere le ammissioni del sindaco perché effettivamente si è preoccupato molto dei grandi progetti da poter pubblicare sui suoi profili social e su Instagram, ma la vita di una città è fatta sia dei quartieri sotto i grandi riflettori, ma anche dei quartieri popolari, periferici, dove la gente vive tutti i giorni. Noi diciamo sempre che la distinzione tra centro e periferie non ci piace, perché ogni quartiere è il centro di chi lo vive e chi lo abita, e ogni cittadino di Milano merita la medesima attenzione.